Two, three, let's go! No, aspetta, one, Two, three, let's go! ok, siamo in stream, barba fatta, anche se, com'è rimasta? Ok, besti cazzi. Sì, raga, mi so fa la barba, no, scherzo, è che più che altro c'ho sto septum che me lo dovrei togliere per farmi la barba, però non c'ho voglia. Allora, aspettate che devo un attimo mettere la stream, come sempre. Aspettate che tengo pure Dokkan aperto di qua. Aspetta. Ok, devo vedere un attimo però se il volume è basso. Ok. Aspettate che c'è pure sto telefono a caricare. Ok, allora, raga, continuiamo. Semplicemente continuiamo. Facciamoci sempre un'oretta. E niente, continua la campagna. Vai. Tanto la stream è già avviata. Devo fa piano, raga, perché mi sono messo un po' di crema sul naso perché ho preso un po' infezione, quindi a random un po', eh. Cioè, ho preso il piercing, l'ho messo, infezione. Caricamento infinito. Oh, strano che ci mette tutto questo tempo. Ah, ok. Cittadini, nonostante i vostri errori, abbiamo sempre sperato in un vostro ritorno. Oggi le nostre preghiere hanno avuto risposta. D'ora innanzi lavorerete per reintegrarvi e affronterete i sacrifici necessari per recare lustro alla nostra gente. Vi realizzerete in ogni ambito della vita. Ambirete all'eccellenza, sul piano personale e su quello lavorativo. Sarete il nostro orgoglio. Lo Stato di New Elgin vi dà il benvenuto a casa. Ok. Grazie, speravano tornassimo. Non posso credere che ci abbiano sbattuti fuori così. Abbiamo i nostri diritti. Fate sempre peggio. Questo davanti sta a parlare troppo. Non è che mo si sparano. Ecco, ci sei anche tu, Ben, meglio. Non succede qualcosa. Io a parte che non sto toccando niente. E mo li uccide. Boh, spermetto così, semmai. No, stiamo entrando, senti, ci volete. Ok, ci volete uccidere o non so. Ah, no, mo succede, non sto capendo, mo succede qualcosa, secondo me. Ma mi. Aspetta, si è bloccata la live. Ma mi scannerizzano. E non va bene, secondo me. No. Ma va bene? Non suona? Nio, nio, nio. Beh, io sto facendo niente. Si muove da solo. Ah, il checkpoint. Ok. Ma stiamo andando nella base dei terroristi, raga. Molto semplice. Che ovviamente noi dobbiamo prendere il capo dei terroristi. Stop. Ma questo mo ci sgama. Ma non possiamo manco scappare. Questo ci scama. Oppure li devo uccidere, ma non lo so, raga. Ma che succede? Aspetta, che sta succedendo? Il mio si sta muovendo. Vabbè, sì, si deve muovere, però sta. Non lo so, mi sgamano? Mica devi fingere che sia tutto a posto. Magari devi fingere che sia tutto a posto. Potrebbe, però non mi sgamano, scusa. Ma da quello come scappa? Ti aspetto all'esterno. Ok, forse mo succede qualcosa. Questa mo la sgamano. L'ho detto io. L'ho detto io. Chissà perché. Boh. Questo non lo sgamano. Cioè, vabbè, non c'ha niente di negativo. Questo nemmeno. E mo rimango io. Errore di lavorazione. Dati insufficienti. Riprovare.
Oh. E ora tocca a me. Oh. Non è che mi sgamano. Oh, mi hanno sgamato. Ah, vabbè. Coglioni. Oh. Posso correre? No. Ah, coglioni, non vi siete accorti che ci sono io? Io sono il cattivo per eccellenza. A volte donne e uomini vengono divisi. Ma secondo me non è per quello, secondo me. Credo, poi ovviamente non lo so. Mamma mia. Ops. Ok. Vado. Lei è la donna? Vabbè. Ma era in inglese. Però chissà perché non mi hanno sgamato. Checkpoint. Ah no, eccoli, stanno di nuovo insieme la moglie e il marito. Non ho capito molto, raga. Ho capito solo bloccalo col dispositivo elettromagnetico, ma non ho capito niente perché è troppo alto il volume. Comunque, raga, penso che in off stream però, credo, mi farò Returnal off stream. Credo, non secondo me. Ecco qua, abbiamo fatto. Anche perché non posso portare tutto in stream, mi sa. C'è un'arma? No. Shadow 1-8, il treno è isolato. Ma Si è come appena esco? disconnesso dalla rete Helgast. Ho capito, ma come esco? Aggiornamenti sulla posizione di Zeus? Ok. Nessuno. L'ultimo Finalmente. contatto è avvenuto nel distretto 47. È nel cuore della zona Ma residenziale. devo andare di qua, no? Progetto. Trasmissione protetta avviata. A breve dovresti ricevere i dettagli della missione. Credo. Silenzio, silenzio radio. Non mi serve altro. Vi aggiornerò a tempo debito. Qui un nuovo. Minchia. Ma dove devo andare? Ascolta, amico, posso procurarti qualunque cosa. Vestiti, cibo, Aspetta. Devo andare lì, raga, li devo uccidere allora. Mica mi hanno sgamato, non lo so. Sì. Vediamo se sono tutti morti. Credo di sì. No, oh! È la Madonna. Ah, non c'ho le granate. Raga, ma sono morto. No, ma dove c'avevo. Ah, no, beh, c'ho il drone, aiutami. E che cazzo. Ma non l'ho manco visto. Oh, adrenalina. Buono. Qui ci sono delle armi. Oh, questa è buona, eh. Ma posso entrare? Sì. Allora, il gioco dice che io devo andare di qua. Aspetta, eh. Di qua, ok. No, di qua. Ok. Oh, minchia. Boh, questo è uscito storto. No. Sembrano un po' quelli di Fallout, i Juggernaut. È morto? Non mi do un cazzo. Aspettate, eh. Aia. Ne so parecchi. Oh, c'è roba. Ma Merda, devo andare qui. non è qui. Vediamo se il drone fa qualcosa. Violazione. Sei in gamba, la metà di quanto dice. Stai ascoltando questo messaggio. Sono dovuto spostare
Ah, ok. Penso sotto, raga, palese. No, dice punto C, quindi di qua. No, aspetta, dov'è? È sul ponte. Quindi è di qua. Vediamo. Sì, raga, però dice che è sotto. Ma non credo. Oh, raga, per come ci arrivo io sotto? Sorry. Beh, forse con l'ascensore. Vedo un ascensore. È un po' un trip, eh. Aspetta, forse di qua? No, raga, è sotto, ma non capisco come bisogna andare sotto. Perché se mi butto muoio, palese. Cioè, vedete, è sotto, ma sotto come ci si arriva? Vabbè, forse devo andare qui. Secondo me sì, è di qua, raga, palese. Infatti. Vediamo se... sì, sarà qui, raga, sarà qui. Oppure ti fa uscire da qui. Infatti non c'ha senso. Ti fa uscire fuori. Vabbè. Vabbè, almeno abbiamo fatto tutto questo. Raga, non lo so. Qui? Ah, ok, meno male. È qui, è qui, è qui. Non si piscia sui muri. Cit. Cerco Zeus. Nome. Oh! Perché ha scelto te? Ma che ne so? Ci sarà un motivo. Cosa? Vedi speciale? Sai che anch'io sono speciale. Siamo tutti. Ok. Basta cazzate. Lui dov'è? Ehi, calma. Secondo me è davanti. Vieni. Vedi quella torre? Il tuo caro Tiran si nasconde lì sotto. Devi scendere nel canyon con un container. Ok. Laggiù. Se entri, meglio non ti Eh sì, in Shaolin Soccer lo dice. Stanno venendo a prendermi. Non si piscia sui muri. Su quella piattaforma c'è un database dei tracciamenti. Se lo distruggi, forse posso ancora fuggire. Ok. Vabbè, ragazzi, lasciamolo perdere a questo. Non si piscia sui muri. Quello sta ancora a parlare. Io me ne sono andato. Beh, è palese che dobbiamo andare di qua, raga. Non c'è un modo per uscire. Però raga, per ora non mi sembra malvagio come gioco, anzi. È un po' dispersivo, per me questo rimane sempre una cosa fastidiosa, però. Ok. Guardatevi, miopia alla verità. Non so se mi Non vedono, mi sapete penso di sì. vedere oltre il vostro naso. Io sì. Ma cazzo fa? Lo devo usare, raga. Ok. C'è un po' di... Oh, adrenalina! C'è un po' di... Adrenalina! Ok. Andiamo avanti. Che poi la cosa bella è che si limonano proprio duro nella serie. Solo che non ho messo la parte che si limonano. Ah, ma siamo tornati indietro. Ok, D, O, E. Boh, andiamo a E. Qua sopra. Ma si danno un limone che non finisce più. Sì. Ma limonano duro, cioè all'inizio, poi dopo, cioè... mi dovete pagare 100.000 euro per limonarlo.
Versa dopo tutto quel tempo. Vabbè, dici dopo tutto quel tempo dovevano finire proprio a scopare. Eh sì, però c'ha senso. Sì, ma aspetta. Però non mi trovo. Dove cazzo sto andando? Dovevano. Devono recuperare, quello sì. Forse deve andare qui. Stanno parlando sti due qui. Non si capisce un cazzo. Vedi? Aspetta, no, qui si va. No. Ah no, aspetta, sì. No, è chiuso. Boh. Ma il gioco dice che devo andare lì. Boh. I don't know. No, ma che dove stavo prima? Boh, provo ad andare di qua. No, minchia. Beh, perciò perdo tutto questo tempo, raga, perché non capisco dove devo andare. Porco duo! Ma sono pazzi! Minchia, ma quanto cazzo ne so? La Madonna. È qui, no? Che devo andare, speriamo. Oh, sì, finalmente. Dro. Oh, aspetta. È che sta a dormire. Fatto una missione che non mi interessa, vabbè. Possibile uscire? Ma mo il problema rimane sempre questo, che io da qui non ho capito dove devo andare. Aspetta, qui si entra? No. Dove c'è il drone posso passare, ma non penso. Non so se... No, eccola, sono morto. Ma non crepa la torretta. Vabbè, andiamo di là. Molto strano, raga, molto molto strano. Forse è sopra. No, ma è sopra, raga, è palesemente sopra. Madonna, ma quanti cazzo ne su? C'è. Oh, adrenalina, piglia, piglia. Che sto rovinato. Questi ce l'hanno? Vabbè. No, ma essendomi di qua, raga, palese. Secondo me. Eh sì, raga, è qui. No, vabbè, oh, no, vabbè, raga, ma come cazzo fai? Vabbè, oddio, a superare la torretta si supera, però, cazzarola. C'ho manco una granata. Benvenuto, tieni. Ok, lì si fa col palmare. Vai, accedi. Io scedo aria. Vedi? C'è un'altra. Vabbè. Peccato che non posso più altra adrenalina.
Bam. Zack. Ecco, questo hai notato, eh? L'ho notato anch'io in realtà, ti dico la verità. 13.00 fuso standard. Tu che hai notato? Qualcosa? Il soggetto ha lasciato il domicilio a piedi. È stata pedinata fino al distretto 34. Si è incontrata con un altro tizio. Ha incontrato un uomo non identificato. È stato divertente. Ho notato qualcosa. Oh! L'incontro è ha stato il corpo. Che c'è? Perché sei entrato? Sono scambiati un pacco. Boh. Il bro voleva stare con noi facendoci un cioè facendoci fare un giro dell'ascensore. Il drone spia ha registrato una conversazione tra il soggetto. A parte che non ho molto muni, vabbè. È stato identificato come Zeus. Una trascrizione della registrazione è disponibile. Voleva fare un viaggetto, ma lo penso anch'io. Vabbè, io vabbè, facciamo. Guarda com'è contento, po'. Sta in posa felice. Ha preteso con la forza una gratificazione fisica in cambio della promessa di assegnarle ulteriori incarichi. Una posa felice. Il soggetto è quindi rientrato al suo domicilio. Tipo quelle pose dei che stanno, che ne so, tipo sulle merendine, le persone tutte. Tipo i Cesaroni quando facevano quei salti, uguale. Raga, il salto dei Cesaroni felici. Pentole e bicchieri, sono qui da ieri. Esco a far la spesa, poi ti aiuto volentieri. Su, torna a casa, dai. E per favore, in fretta. La casa un tratto. Me lo posso dire? No. Zeus, qui 1-8. Mi ricevi? Peccato. Passo. Zeus, rispondi. È morto. Passo. Zeus. Proposedor. Battuta cringe. Oh no, cringe. La casa a un tratto è diventata un po' più stretta. Madonna, mi stavo per lanciare. Allora, come ci arrivo io lì? Forse col cavo? Ah, funziona il cavo. Ok. La casa a un tratto è diventata un po' più stretta. Sai cosa c'è? C'è Zeus morto che aspetta solo noi. Bei tempi, sì, bei tempi, confermo. Ehi! Bastardi! Ragazzi, bravo! Non mi facevano passare. Qui? Oh, ma questa? Un fucile, questa è buona. Ma a me, per me i bei tempi proprio, TTF. TTF proprio. TTF eppure. Come si chiama? Pure tipo K2, quei canali lì. K2, ma da Boeing. Però K2 penso quello più. Però ce n'era pure un altro oltre a K2. Lì era ancora piccola. Ah, vabbè, rip. Vabbè, ognuno ha un'infanzia diversa. Ad esempio, i bambini di oggi con i telefoni. Cioè, di cose sul telefono. Prima o poi i miei uomini ti troveranno. Okay. O sarà la popolazione a riconoscerti. Okay. E già mi hanno riconosciuto. Cioè. I Celestini. Pure Rai 2. Vi ho salvati, vi ho salvati, vi ho salvati, vi ho salvati, vi ho salvati. Vi ho salvati, imbecilli. No. Non uccidete i cittadini, stronzi. Fate i bravi. Vabbè, io vi salvo, quello è il problema. No, togliete. Stava per morire, sta. Ma perché? Vabbè, lasciamo aperto. Comando, qui il Reaper 1. Ce n'è uno laggiù, vabbè sti cazzi. Non mi va di uccidere tutti. Ricevuto, procedo e vi aggiorno. Chiudo. La milizia sta facendo proseliti. Ci sono simboli della Black Hand ovunque. Qui stiamo perdendo tempo. Nessun civile parlerà con noi. Ora obbediscono a Tiran. Guarda, mi stanno affadando. Meno male che c'ho il drone. Cioè, però vedete qual è la stronzata. Cioè, io sto a fare un'uccisione. Vabbè.
Minchia, ma quanti ne so. No, ma torno indietro, raga, c'era un po' di adrenalina. Da quanti ne so? L'albero azzurro c'è più roba che ho guardato, ma poco. Aspetta, giù come stanno anculà. No, raga, devo tornare indietro, mi devo pigliare l'adrenalina. Corri, 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 corri. Dov'era? Qui. Ma... oh, è sparita l'adrenalina. Oh. Ma che scam. Sparita l'adrenalina. Vabbè. Ma dov'è? Manz! Beh, forse ce l'hanno quelli. No, sta roba già non era roba mia. La televisione sì, però già me ne hai citati altri che non cagavo proprio. Aspetta. Adrenalina! Buono. Mi ricordo che c'era una canzone che diceva sta roba. Adrenalina! Perciò lo dico spesso così. Era una canzone tipo House, boh. Cioè, vabbè. No, io... aspetta. Io ti feci vedere, io quando stavo in braccio a mio padre che partiva la canzone quella, quella lì di, come si chiama, di Dragon Ball, del primo Dragon Ball, eh. Io addosso a mio padre ho detto oh! Quello fa troppo ridere quel video. Quante, aspetta, parte Dragon Ball, io sta bene un tic. Anzi, sta bene qualcosa. Dragon Ball. Beh, mi ricordo pure quando Goku divenne Super Saiyan, no? Io tipo, oh, c'è sta roba. Perché Goku è cambiato? Tipo, vabbè, è bello. Come scende Mister X in Resident Evil 2. Ecco, uguale. Oh, come ti permetti? C'è una mia orfanello. Ma come cazzo ti permette? Lo fatto proprio. C'è una mia orfanello. Boom, 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 boom. 3-4 schiaffi. Ma comunque c'ho il pompazzone. Cioè, io tutta sta confidenza non te l'ho data, eh. Non siamo fratelli. Manz! Zitto tu. Vai via. Niente, mi hanno sgamato. Ma che cazzo? Ma è sparito? Così. Madonna, c'è un cecchino dietro. Ma raga, ma spariscono. Ah no, diventano invisibili. No raga, spariscono proprio. Vabbè. Tanto penso che deve andare qui, no? Fatemi vedere. Sì, sì, penso che devo andare qui. Oh, oh! Ma raga, ma... che cazzo? Ah, ok. Io un cartone che ho guardato pochissimo perché a me c'è Doraemon. No, io Doraemon non lo guardavo quando... ah, mi ricordo... mi ricordo una volta... mi ricordo una volta che praticamente avevo la febbre e stavo nel letto dei miei con Doraemon, eccetera. Mamma, bellissimo. E non andai a scuola, ovviamente. Doraemon, Doraemon, che gatto speciale, solo tu ci regali dei gadget speciali. E poi non mi ricordo. E chissà come mai, quando poi ce li dai, in mezzo a mille qua. Vogliono la nostra fiducia. Fiducia nella loro apparente buona fede. Il patriota che ha fondato la Black End credeva nella speranza.
stato tradito. Tradito da un codardo che cercava fortuna dal vostro lato del muro. Ti chiederei la tua opinione. Ma so che non mi aiuta. Ci sono. No, io ho detto no, lo guardavo invece a Doraemon. Quando c'era cambiavo canale. Ah. Quando c'era cambiavo canale. Quando c'era cambiavo canale. Ma io raga non so se devo andare lì. Penso di sì. Oh ma che culo. Ma devo andare qui, no? Penso di sì. No, io Doraemon non lo guardavo, però penso quello che più mi è piaciuto. Vai, mi ricordo quando faceva Naruto, ma bellissimo. Naruto, One Piece pure ho provato a guardarlo, ma non mi ha mai ispirato. Mio fratello c'aveva lo zaino di One Piece e tutt'oggi lo vede ancora. Ad esempio, come lui si guarda One Piece, io mi guardo ancora Dragon Ball. Vabbè. Non Heroes, perché raga, quella roba tutta fake, cioè non è canonica, cioè, sinceramente. Vabbè, non mi ispira, ecco, in poche parole. Ma qui devo capire come devo... Raga? Wait, what? Come ci arrivo io lì? No, raga, aspetta, come... Oh, what the fuck? Ma come ci arrivo io lì? Vedete, non me lo fa più, so. Quindi penso che io debba andare lì. Ma come cazzo ci arrivo? Boh. Vediamo se il rampino funziona. Non credo, però. Vedete. Oh! Madonna! Quello c'ha lo scudo. Aspetta, non ce l'ha più. Muoviti. Morto. Raga, ma comunque non so come arrivarci. Ma non penso che debba fare così. Ah, no, invece sì. What? Strano. Bella. Forse siamo riusciti. Stanno continuando a sparare, però. Aspetta che devo un attimo cambiare arma. Vai ora. Vola. Il terrorista si innamora e il tempo vola. No. Mi fa ridere. Ma muoio. Lo sapevo perché non carica velocemente sta cazzo di arma. Dov'è l'altro? Vola! È che devo salire. Sì, devo salire, ecco. Perché non va? Ah, usa scala per due scalini. Wow. Pulsare un 8 o qualcosa. Però non fa ridere quando volano. Un'altra scala. Negativo. Ma che sono radiazioni? Sento rumore delle radiazioni. Oh. Se solo avessi visto quella sofferenza. Ora basta. Dovevi attendere. Abbiamo atteso per 20 anni. Oh, l'ha acchiappato. Siamo stanchi di aspettare. Inoltre, è stato un assaggio di ciò che li attende. Ma senza di me non avresti potuto farlo. La voce di sto doppiatore. Ciò che li attende qui su Elgan è opera. La prossima volta conterò fino a 10. Sembra molto Joker sto nemico. Quando verrà il momento, allora dovrai. Che poi si vedono le fossette. Quale onore? E quando sarà pronta? Presto. Il topolino è qui. Sta lavorando sodo. Proprio così, amico. Dai! Il talento di Massar non andrà sprecato. Oh oh. Ma? Solo che ora
si concentra sull'eliminazione di un'altra razza. Oh. La vostra. Oh oh. Che culo. Che culo. Che culo. Vabbè, corpo a corpo. Zorro. Succede quando giochi con gli esplosivi. Qualcuno ficca il naso in cerca di risposte. Yeah, guarda che culo, dai. Che culo. Completa la missione. Mo si butta giù. Di onore alla tua nazione. Ah, butta me. Perfetto. Ma è morto però lui. Belline. Ah, sei riuscito a fare pure questo. Addirittura. Oh, però ci siamo salvati stranamente. Pulsar 1-8. Tiran è morto. Ok. Ripeto. Tiran è morto. Mi sa che ce ne dobbiamo andare, però. Posso correre? No, più o meno. Aiuto! Madonna! Aia. Checkpoint. Vabbè, se muoio, muoio qui almeno. Beh, io sto andando dove dice il gioco. Madonna, è qui? Minchia. Mi stanno pure a sparare, ma io non c'ho armi. Hi-ha. Ce la farà il nostro eroe a finire il capitolo 5? Perché mi sa che è il 5 questo. Vediamo. A parte mi sta sparando uno da dietro, ma vabbè, vabbè. Comunque c'ho la vita. Lo so. Ma non ho armi. Mi hanno intrappolato, signore. Non posso uscire. Dannazione. Sai che significa, soldato? Sono morto. Sono già stato qui, signore. Non ti lasceranno andare una seconda volta, Lucas. Non ti abbandonerò lì. Mi hanno preso. Sentito? Dovresti capire quando è finito. Altrimenti diventi vabbè. Mi devo consegnare, raga. Mi hanno preso. Niente. Addio, signore. Mi hanno preso. Capitolo 6. Non mi ricordo che capitolo stavo. Dimmi chi è. Ah, questa è la parte iniziale che mi stavano menando. Il nome? Chi è il tuo contatto? Mio padre. Padre numero 2. Non so come si chiama, so solo che è mio padre numero 2. Fetta ti ha abbandonato. Stacco, stacco. Il suo potere è storia. Oh oh. Con manganello? Non conta più nulla. No. Zac, zac, zac. Madonna. Madonna, guarda quanto sangue. Madonna, senti. Togli l'occasione per riflettere sul tuo comportamento. Sì, paparino. Mi auguro sarai più collaborativo quando torno. Oh, però quello mi ha detto che... Quello mi aveva detto che non mi abbandonava. Mi sta lasciando morire, papà numero 2. Papà, perché mi hai abbandonato? Oh! Ecco. Oh! Non abbiamo molto tempo. Cosa? Mia moglie mi vuole salvare. Non ti farò del male. Perché? Perché? Non abbiamo niente a che fare con l'attacco su Vecta. Non voglio un'altra guerra, ma che tutto finisca. E che allora mi stanno facendo? Con chi lavora, Tiran? Slegami! Non sei nelle condizioni di trattare. Dimmi chi. Stal. Yoran. Stal. Shuelgan.
gli avete dato Massar. E lei gli sta costruendo un'arma. I Vectan. I Mezzosangue. I Mezzosangue, ripeto. Li hanno tutti. E anche tu. Avevi degli ordini precisi. Mi aspettavo che li eseguissi. Come hai potuto? Quello che la Massara ha fatto su quella nave è un abominio. Merita una punizione. La ucciderò io se necessario. Per favore, risparmiami il melodramma. Stai parlando di cose che non puoi nemmeno capire. Che ti ha promesso, Stahl? Potere? Ci aveva promesso una casa. La sopravvivenza di tutti noi. Ma la figlia, immagino. Siamo in una posizione tale da avere potere contrattuale. L'abbiamo sempre voluto. Ce lo meritiamo. Non in questo modo. Forse dimentichi il sangue che scorre nelle mie vene? Osi mettere in dubbio le mie azioni? Mi uccideranno, chiunque sia l'obiettivo! Silenzio adesso! Oh, madre, ti prego, io... Non chiamarmi così! Destro! Non mi chiamare madre, io sono la tua padrona. Ecco! Cosa? Non c'è il dialogo! Ha fatto... Ma non ha parlato! Guardie, portatela in cella. Ti faccio portare via. Ecco. In un luogo sicuro. Aspetta, no, madre, ti prego, no, non farlo. Mi aveva detto che mi aveva detto che mi liberava, ragazzi, sono rimasto inculato. Ma poi che capelli ha questa? Vabbè, vive ancora nell'Ottocento, c'ha senso. Curioso come un tempo appartenessimo alla stessa razza. Una volta. Ora sei il nemico. Non dovrebbe importarmi. Vabbè. Prego, dottore. Dottor Eggman, quello di Sonic. Deve restare vivo. Cosa mamma zeppa un altro po'? Zacche, 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 zacche. Eccolo. Capitolo 6. I doppiaggi fatti un po' con... Oh, capitolo 6, la gente. Mi senti? Svegliati. Cosa? Dove sono? Ti hanno trasferito. Sinclair. Un po' di sangue. No, non c'è tempo. Segui le mie istruzioni e ti porterò fuori di lì. Non preoccuparti, ti proteggerò. Ok. C'è solo una possibilità per farti uscire. La porta. Ascoltami. No. Dove sei? Oh, mi ha aperto la porta. Aspetta, non saltare. Infatti, che sennò muoio. Non saltare. Salta sui container. Dovrei saltare mentre corri. Qua devo correre. No, aspetta, ecco. Ce n'era una sotto, meno male che l'ho vista. Prendiamo un po' di rincorsa. Madonna, stavo cadendo. C'è una guardia, aspetta, ma gli frutto l'arma. Disattiverò le telecamere quando ti avvicini, ma fai presto. Non so quanto potrò tenere. Aprimi un attimo la porta. Apri? Oh. Se mi apri. Niente, vabbè, devo scendere, ho capito. Aia, mandiamo su una granata. Madonna, un ragno! No, ecco, vedi, stavo a fare di nuovo il salto e cadevo. Meno male che si aggrappa. Meno male che si aggrappa, lo ripeterò all'infinito. Ecco. Madonna, c'è un ragno gigante. Ok, allora, guardia a sinistra. Lì gira a destra. Qui devo girare a destra. Ok, no, pensavo ci fosse un'arma. Fermo, c'è una pattuglia più avanti. Nasconditi in quel container. Ok. Aspetta, ti dirò io quando andare. Posso prendere questi vestiti?
Però oh, non è brutto come location. A me piacciono queste cose, raga. Cioè, si vede proprio. Cioè, so, ti fa capire un po' il degrado. Vedete, non so. Mi piace. Cioè, non dico che mi piace il degrado, però. Ma mo dove devo andare? È dietro di lui, immagino. Vedete qui? Qui c'è un vassoio, dei vestiti. Cioè, vedete? So, è intrigante. Poi è figo come livello, dai. Checkpoint. Oh, che cazzo? Mo dove devo andare? Boh, penso di qua. Sarebbe più semplice se sapessi dove sto andando. Appunto. È proprio questo che mi rimane difficile da credere. Scusa, non so se sto andando bene. Il problema, raga, è che non. Boh. Poteva andare qui, no? Azioni superiori parole. Eh sì. Però più che altro non sto capendo dove devo andare. Cioè, sto andando un po' tutto a random. Non so se sto andando bene. Penso che devo andare qui. Il problema è che non ti spiega dove devi andare. Ma credo di qua. Ok. Aspetta, dove devo andare? Sei ancora lì? Ma devo scendere, raga, è palese. Sì, è palese, raga, dobbiamo andare qui. Penso sia questo il settore 7. Forse devo andare qui? Eh sì, penso, ragazzi. Checkpoint. Mi piace disobbedire agli ordini. Non dovevo consegnare la Massane. Finché sarà viva, verrà usata. Da entrambi. Dobbiamo muoverci. Se ti trovano qui, sei morto. Passo via un'arma. No. Vabbè. Qui dice il coprifuoco. Non possiamo usare le strade. Ok. Non ci metteranno molto a capire cosa è successo. Dobbiamo allontanarci il più possibile Ok. prima che lo scoprano. C'è un vecchio sentiero che possiamo usare. A parte che c'è gente dietro, li sento. Ok, ottimo. Ma il tizio dov'è? Ah, ok, no, si sta muovendo da solo. Ho imparato molto presto a non pormi quella domanda. So cosa sono, Kella, e non mi vergogno. Mi importa solo della mia gente. Tu puoi aiutarla. Anche Visari potrebbe. Ma sembra più interessata alla guerra. Visari agisce così perché non crede di avere altra scelta. Se viene attaccata non si tirerà indietro. E perché dovrebbe? Difenderebbe solo il suo popolo, la loro casa. È tutto ciò che abbiamo. Non possiamo lasciare che accada, non di nuovo. Sono le persone innocenti a pagarne il prezzo con la vita. Questo è molto vero. Vabbè, ma non voglio andare su discorsi, però vabbè. Al giorno d'oggi, 2024, abbiamo due guerre.
sempre così. Sì. Non possiamo perdere tempo. Devi muoverti subito. Io infatti non lo sto perdendo il tempo. Ma devo andare qui, sì, vedi? Già, io non sto perdendo tempo. Ti ho collegato alla rete Consec. Potrei prendere il comando degli automata e marcare i bersagli. Marca quella grata e vediamo se funziona. L1. No, aspetta. Ma non sto capendo. L1 per contrassegnare la presa da... da reazione. Questa. Come non è... Minchia, sono cercato. Dov'è? Scusa. Scusa, a reazione. Ah, questa. Se hai bisogno di fuoco di copertura, marca il bersaglio e fai fare a me. Ah, mi aiuta lei. Ah, c'è un ragno. Abbiamo il controllo remoto. Prova con quella mina ragno. Ora, viola questo drone ragno. Ah, ma sono diventato io il ragno. Ora vai al controllo della porta e fallo saltare. Vai al controllo della porta e fallo... Vai al controllo della porta e fallo saltare. Perché? Minchia, mi metto sta... Aspetta, forse devo fare così. Ok. Non ho capito niente perché il tizio ha parlato. Vabbè, dobbiamo salire. Bene, Viola ne un altro e usa la finestra per raggiungere la porta dall'altro lato. Sei sicura che nell'eventualità di un attacco nemico rispondereste con altrettanto coraggio? Zero per calarti dall'alto? Aspetta, raga, un po' un trip. Aspetta, madonna, è un trip. Non so se funziona. Secondo me non ha funzionato. No, invece ha funzionato. Boh, tutto un trip. Comunque è bella lei, eh. Questa ti servirà. Grazie. Pistola. Ricordati perché lo facciamo. Sinclair si fida di te. È lui che devi convincere. È la VSA a prendere tutte le decisioni. Vecta la seguirà. Chi ti dice che puoi fidarti di me? Non posso. Ma so che non vuoi far morire la tua gente e di questo mi fido. Continua verso il muro. Ti fornirò copertura dall'alto. Dimmi cosa colpire. Mi aiuta lei. Guarda, diventa invisibile. Ma che figa. Personaggio veramente figo. Quindi, tipo, facciamo una prova. Bersaglio designato. Morto. Bello. Ok. Stanno ritirando il ponte. Devi superarlo subito. Passa via la sua arma. Sì. Perfetto. Come una... Palle. Ma dov'è? Ma chicca? Ma non c'ho molta vita. Morto. Nice job. I'm dead. No, I'm deaf. Perché non... Ok. Beh, se faccio così. Se faccio così. Ricevi le mie indicazioni. Vabbè, se vado per sopra.
Porco due. Portalo via da lì. C'è questo sopra. Per morire. Merda. Beh, siamo arrivati. Siamo arrivati? Non riesco a frenare il sistema. Devi distruggere i comandi. Usa un drone ragno. È l'unico modo per aprire un varco verso la camera. Ok. Ha detto i comandi, quindi questi. Vai. Cosa? Ah, stavo di perché non è andato. Allora, suggerimenti, i droni di manutenzione possono essere... I droni possono essere... ha detto Elgast, ma non ho capito. Proviamo. Aspetta, non mi trovo. Ah, ecco. Vediamo se funziona. Sì, mi pare che mi ha distrutto la telecamera, no? Yes, buono, buono. Specie ne un altro? No, non penso. Che succede, Archie? Un braccio? Sono stato graffito. Stai violando il codice 457, danneggiamento di... Fregatene. Sei la persona che cerca, vero? Oh, grazie. Potrebbe servire. Spero tu abbia degli amici. Sei un po' strano. Penso che io debba salire, infatti. Sei un po' strano, fratello. Fatelo dire, sei un po' ambiguo. Ambiguman. Solo che... Se devo fare il giro. Infatti. Ambiguo man. Raccogli adrenalina. Non ci ho manco fatto caso. L'uomo ambiguo. Prossimamente al cinema. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Quasi. Ci ha detto non attaccarli. Seria? Ma porco... Thank you.
Ma io so dove devo andare, ma... No! Sto quasi morendo. No, merda! Spero che mi ripiglia un po' di vita. Il gioco dice che devo andare qua. Quasi finiti. Oh, adrenalina. Oh, ma non ci faccio proprio caso. Sta minigun me la piglio. Però, what? Cioè, dice sopra. Ah, là sopra. Come ci arrivo? Ah, di qua. What? No, raga, non mi trovo. Non... Aspetta, ah, ok. Non è morto. Mo sei morto. Accedi. Che poi sembra che c'ho tre dita, ma in realtà uso solo tre dita. Di qua. Perché non va? Perché evidentemente non è qui. Non so se... Ah, ma parla di me, ma che ne so io? Infatti non so, non stavo manco capendo che stava a parlare con me, cioè. Ma raga, devo andare qui, no? È un po' un trip sta parte, che non sto capendo. No. I don't know. Perché vedete, qui non si può andare. Vedete se si deve andare di qua. No. Però, no, forse è qui? No, raga, ma che cazzo? Minchia, che trip. Ah, c'erano le scale, non le ho viste. Perfetto. Non importa chi tu sia, aiutami.
Non penso proprio. Ma è pieno di gente, che ti devo aiutare io? Ok. Perdono se quello che ti ho fatto io ti chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. E cosa l'amicizia nuova faccio sì. Perdono. Sei arrivato, dai. Vai. Open. Open your eyes. Oh oh. Ma visto. Marca il container. Sparo io al tuo posto. Ma qua, ah, quello? Oh, serve un cazzo. Non è servito ad un cazzo. Grandioso, sei unica, ti giuro. È stata proprio inutile. Vabbè. Sì, ma dove devo andare? Devo andare lì. Non so se posso. No. Non ci puoi andare. Non ci puoi andare lì. Non ci puoi andare. Non ci puoi andare. Ah, ma perché si andava di... Beh. Open your eyes. Open your eyes. Ma non ha fa... Cioè, ma che cazzo... Boh. Sì, raga, ha sparato al... Boh, non lo so. Cioè, ma è servito a qualcosa, raga? Cioè, pensa a niente. Cioè, sei proprio inutile, ti giuro. Sei l'essere più inutile di sto mondo. Sei figa, sì, ma sei inutile. Cioè... No. Il gioco dice che devo andare lì, ma come ci arrivo io lì? Cale? Oh raga, ma cioè mi sembra un po' eccessivo. Cioè un colpo e mi sciotta? Vabbè. Ovviamente. Incontriamoci in cima all'ascensore. Senti, il container è inutile. No. È inutile. Ah. Ma io non vorrei scendere e morire subito, però. Proviamo. Aspetta, forse c'è qualcosa. Meno male. Dai, sono arrivato. Più o meno.
cranio no. C'è un ragno dietro. Aspetta, sento qualcosa alla radio. Stanno arrivando molte squadre a questo livello. Cerchiamo di farlo. Porco. Minchia. Il ragno è dietro alle chiappe. Corri! Muoviti, muoviti! Madonna, ragazzi. Uff. Mamma mia, brutto ragno, brutto ragno, brutto. Mamma mia. Ma immagino il ragno che piglia, piglia l'ascensore. A pelo, sì. Ma no, penso che devo andare qui. Penso. Minchia, che bordello. Guarda oltre il muro. La nostra città sta ancora bruciando. Te l'ho detto. Incolpa la Black Hand quanto vuoi. Vecta non vuole la verità. Vuole giustizia. A quale costo? Non ho mai assistito a uno sterminio prima d'ora. Amici, credimi, non ne vale la pena. La gente come noi non prende quel genere di decisioni. La gente come noi non molla mai. Ce le facciamo prendere agli altri. Perché permettiamo loro di farci questo? Le nostre vite non contano nulla per loro. Non so se funziona, eh. Ha funzionato. Un bestione, non un ragno. Sì. Madonna. Guarda, raga, ci sono due ragni. Eccola. Ecco, prendi. Fucile da cecchino. Stanno bloccando tutto. Non andremo lontano. Proverò a raggiungere i controlli della piattaforma. Coprimi, ti dirò cosa colpire. Oh, interessante. Vabbè. Vabbè, dai, devo sta fermo. Fa tutto lei. Il faro. Ah no, che me lo dice. Cessa il fuoco. Si avvicinano delle squadre. Sono scortati da treni d'assalto. Non attaccarli. Arriveranno una squadra di supporto. Beh, non attacco nessuno. Faccio quello che dici tu. Ma io non la vedo. Ah, ok. Ok. Figa sta missione. Ok, ma dove c'è il ragno davanti a lei? C'è una telecamera sulla passerella. E tu guardi. Falli fuori. Prima la telecamera o. Vai. Un mostro. Beh, non vi metto la roba ravvicinata perché. Wow, manca il tempo che me la pingava. La guardia, intendo. Eccola, sta lì? Sì, eccola. Sono ai controlli. Mi avvicino all'altro container. Ok.
Mi sto muovendo, ok. Eccola. Lei sta lì dentro. Forse... boh, non so. Ah, arriva fino a qua. Ok. Eccola lei. Dentro? Ho detto dentro, ok. Fatto. Ma devo uscire. Vai. Senti, c'ho ragni sotto. Vai, fatto. E ora? Mi piace pensare che dove viviamo sia il paradiso. Stai attento ai cicchi. Oh, eccola. Sono menzogni, Ken. I Vectan fanno finta di non vedere. Qui invece abbiamo un problema diverso. Viviamo nella disperazione, circondati dal caos e dalla violenza. Non siamo ciechi. Lo vediamo benissimo. Conosciamo la verità. Chi vive più libero? Non siamo entrambi schiavi. Lo farò. Cercherò di farli fermare. Chiedo solo questo. Oh, sto laser? Oh. Ok, non è una luce, non è un laser, ok. Abbiamo finito? Non penso. Non penso proprio. Però c'è il cecchino. Ti devo coprire ancora? Sì. No, forse no. Bella mira, Vectan. Ma ora voglio indietro il mio fucile. Ok. Grazie. Quando dicevi di uccidere Massaro, sul serio? Non mi perdonerei altrimenti. E se ci pensi, nemmeno tu. Andiamo, non siamo lontani. Ecco, lei diventa invisibile. Devo raggiungere la torre di controllo. Trova il modo per disattivare il sistema di sicurezza. Vedi se c'è un drone ragno nei paraggi. Aspetta che raggiunga la mia posizione. Oh, armi. Niente. Aspetta. Sono pronta. Marca i tuoi obiettivi. Tutti praticamente. Quello. No, fuori portata. Sì, mi ha detto se c'è un ragno. Boh, non ne vedo. Shut up, back up, bro. Allora, eccolo. Ma come funziona? Ok, vado a vedere. E quindi non so se posso passare. Ok, sì. Aia. Qui si entra? No, raga, ma c'è qualcuno che mi ha... C'è qualcuno con la minigun. Amico, ma credo. Vabbè, uccidilo. Grazie. Tre granate prese. Ok. Non lo so. Minchia, ancora? Che dobbiamo salire.
Già mi ha ucciso questo. La minigun. Potrebbe servire? Non lo so. È bella la minigun, non si può usare, raga. Saranno qui tra pochi istanti. L'antenna è distrutta. Dobbiamo ripristinare l'energia. Devi prendere un nuovo condensatore per l'array. Ne ho visto uno nel retro della stanza. Dannazione. È il condensatore esterno alla base della torre. L'antenna rimane sulla destra. Sbrigati. Infatti già, ma dove stanno arrivando? Stanno arrivando! Lo so. Fatto. L'antenna è di nuovo in funzione. Ottimo lavoro. I sistemi di comunicazione sono di nuovo. Ma non ho capito che devo fare mo. Come cazzo faccio? C'ho un ragno qui, c'ho gente. Non ho capito niente. Colpisci il... Boh, proviamo. Ah, interessante. Bombarda i ragni, vediamo. Sì, sì. Ma non muore. Ma non muore. Ma non muoiono. Non muoio. Ma muoio io, qua. No, ma muoio io, raga. Ah, no, ok, è morto, mi sa. Manca uno. Morto. Raga, non sto capendo che devo fare, però. Se devo ammazzare tutti? E niente. No, un altro ragno. Aspetta. Un cecchino. No, raga, ma quanti ragni ci su? Niente, sembra mi uccidono. Oh, eccola la minigun. Raga, io giuro, non sto capendo che devo fare. Giuro, giurin, giurello. Peccato che... Madonna, ma quanto fa schifo sta... Ma ragazzi, madonna, che schifo di merda di arma. Mamma mia, è lenta in culo.
Mamma mia, cioè... E niente. E vabbè. Mamma mia, guarda qua. Mamma mia, rottura di palle. Oh, lei non si vede, non si sente. Ma che devo fare? Che Cristo devo fare? Ma che aspetta? Muoviti! Muoviti, ti devi muovere! Cioè, muoviti! Cioè, guarda quante ce ne sono qua! Ti devi muovere! Cioè, abbiamo una tarantola praticamente qua su. No, su due! Ma questa no, se sale il culo, me lo fa. Sta già salendo. Bravo. No, ragazzi, è salito, non ci credo. Ok, mo si capisce. Quando è stordito lo posso colpire, perfetto. Però se parli arabo non ti capisco, caro mio. Devi parlare in italiano. Se non parli in italiano io non capisco un cazzo. Ok, morto. Si stanno ritirando? Ma guarda, lo spero. Che devo fare? Attacco di yat. Ok. Non si capisce un cazzo. Che devo fare? Andiamo, è la nostra chance. Boh, ok. Sali su questo ATAC e ti porterò dall'altra parte. Dici davvero? Se non hai un'idea migliore, devi convincere Sinclair a fermarsi. Bob? Che dici, Sinclair? Cristal? E Massar? Dammi 48 ore e la Massar sarà morta. E senza di lei, Stala è finito. Gli è rimasto solo un pianeta morto. Possiamo evitare la guerra, sai che possiamo. Però non ho capito. Ah, ok. Sei la prima persona a viaggiare su questi. Non essere l'ultima. Vabbè, ho fatto un'ora e mezza. Minchia. Vabbè, penso che non ho capito lo 7, tipo, vabbè. Il resto lo facciamo stasera. Se riesco lo finisco proprio stasera. Che penso che abbiamo finito questo capitolo. Wow, è durato. 40-50 minuti secondo me. C'è durato più questo che l'altro. Ma va a vedere non. Ha detto che precipiterà. E quindi non è finito, non sto capendo. Ok. Niente. Ma ha scammato. Niente, scampo. Scampo. Niente, non è finito il livello. Eh no. Ah no, ok, mi sa che abbiamo finito, devo andare al confine. Muoio tutto correndo, ci sono pure i ragni. Corri ragazzo laggiù. Per l'umanità. Le stelle tu che puoi diventare. Ah, questi sono i miei, questi sono i miei. Sono i miei compagni. Ah, è finito, è finito. Secondo me devo. Non è che ha scelta, no, secondo me non è a scelta. Vediamo, magari. Ok, questo è Sinclair. Bob Sinclair. Immaginate se posso scegliere. Evita la guerra o compi l'atto di giovedì. Vabbè, vediamo. Serve Sinclair. Caricamento.
sarebbe bello. Ecco. Rinunciare. Ecco, vedi. Ti ha dato di volta il cervello. Attento, Lucas. La mia fiducia è facile da perdere. E non la si riottiene. Mi ha aiutato a fuggire. Sarei morto senza di lei. Stai con lei e non con me. Ah, ah, ah. Sai che vuole uccidere la Massar. Ma ci serve viva. La Black Hand, la Visari, Stahl, non fa differenza. Vogliono tutti la stessa cosa. Ovvero distruggerci. È sempre stato così. E tu lo sai benissimo. Cristo santo, tuo padre ha pagato con la vita. Non vuoi dare un senso alla sua morte? Sono persone innocenti. No! Non sono innocenti. Sono complici. Tutti loro. Non è vero. C'è stata concessa un'occasione. Abbiamo l'arma e la Massar. Quella cosa ha già colpito gli Helghast. Può farlo di nuovo. La Visari non potrà più minacciarci. Mai più. Ci riprenderemo casa nostra finalmente. I documenti della Black Hand mostrano un pinnacolo minerario nell'orbita del pianeta. Entra nella struttura, trova l'arma e la Massar. Non lasciarti distrarre da quella mezzo sangue. Dimostrami che posso ancora fidarmi. Ma ci ritroviamo già qui. Capitolo 7, il responsabile. Raga, già ho fatto un'ora e mezza, vi ripeto, nel caso proviamo a finirlo stasera, però devo vedere un attimo quanto dura, che se dura tanto, allora se dura tanto cioè facciamo tipo altre due live, se dura poco, una. Vabbè, detto questo ragazzi, vi ringrazio per aver visto questa live, io vi mando un bacio. Un abbraccio e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ma basta.